Buongiorno, oggi parleremo di quello che è un'indagine fiore all'occhiello, diciamo così, della Salus di Tirana. È un'indagine endoscopica che va sotto la sigla di ERCP, che significa di fatto una endoscopia che va a vedere le vie biliari e le vie pancreatiche. L'indagine è tecnicamente abbastanza complessa. Qui comunque siamo in grado di svolgerla nel migliore dei modi. First examinim që bëhet më tepër për ndërhyrje është terapeutik, jo më diagnostik. Ka fillu si diagnostik para 40 viteve, sot është pothuajse në 100% rasteve terapeutik, pra edhe zgjidh problemin. Le indicazioni principali sono date da calcolosi, da calcoli delle vie biliari in pazienti con presenza anche di calcoli nella colecisti o che già sono stati sottoposti ad intervento di colecistectomia per calcolosi della colecisti. Tjetër indikacion janë dhe patologjitë maligne, qoftë për të thelluar diagnozën me marrje biopsish, patologjitë maligne flas nënkuptoj tumoret, qoftë të rrugës biliare, të papilës së vatrit, vendit pra ku derdhen një bashkë paralel qoftë rruga biliare, qoftë pankreasi, kanali pankreatik, virsungu, qoftë dhe tumoret nga jashtë, tumoret më të shpeshta, është ai kokës së pankreasit. In questi casi, a scopo palliativo ed eventualmente per far sì che poi il chirurgo possa intervenire nel migliore dei modi, si procede a posizionare sulla via biliare un piccolo cateterino, che può essere di plastica o può essere metallico, espandibile, che consente il drenaggio corretto della bile e quindi una riduzione eventuale di un ittero che spesso affligge questi pazienti. Tale soluzione può essere definitiva se il tumore è non operabile, oppure palliativa, come ho detto prima, in previsione di un eventuale successivo intervento chirurgico. Ancora l'esame può essere effettuato per eventualmente drenare patologie calcolotiche o infiammatorie del pancreas. Questo succede sicuramente in condizioni più rare e diciamo da ultimo serve anche per valutare eventualmente la presenza di neoformazioni presenti sulla papilla e che possono essere sottoposte o ad una asportazione per via endoscopica o ad un diciamo, trattamento palliativo come ricordavo prima, posizionando delle endoprotesi. L'indagine consiste nel visualizzare lo sbocco della via biliare, cioè del coledoco nel duodeno, nella papilla di Vater. Si penetra all'interno della papilla con un catetere, si visualizza radiologicamente la via biliare e, se il caso, si effettua una sfinterotomia utilizzando uno sfinterotomo che ha un filo sottile metallico attraverso il quale viene trasmessa la corrente elettrica che consente di eseguire un piccolo taglio sulla papilla e successivamente di asportare gli eventuali calcoli. Kryhet në spitalin ton në bashkëpunim me ekipin e anestezisteve. Ja, është një metodë ku përdoret edhe radiologjia për të marrë imazhet radiologjike të rrugës biliare. Pasi ka anjulohet rruga biliare me papil pa hapje, pra nuk ka nuk preket, është në kryen këto procedura në tub në traktin tretës pa bër intervente nga jashtë. Il paziente di fatto dorme utilizzando dei farmaci che hanno un effetto sia ipnotico sia antidolorifico e il paziente decombe o sul fianco di sinistra o supino a seconda dei casi e in genere la durata è da 10-15 minuti fino a oltre 30-40 minuti a seconda della difficoltà. Al termine dell'esame, il paziente viene risvegliato e viene trattenuto a scopo prudenziale per una notte in osservazione del nostro reparto per poter eseguire
alcuni accertamenti biomorali e per valutare anche clinicamente l'esito dell'intervento effettuato. L'indomani il paziente, se tutto procede regolarmente, può essere dimesso e può rientrare a domicilio.